col quale sta nascendo anche una bella collaborazione, poi magari di cui parleremo. Allora, caro Nicolò, hai visto che il signor Litterio Scalisi, che tu ami tanto, ha litigato con sua moglie? Hai visto, e quindi devi andare a dormire in un piccolo albergo in provincia di Catania. Ma io sono curioso di vedere la foto. La foto gliel'ho restituita. Non ti conviene, c'è un po' di puzzetto. No, lasciamo perdere. Allora, dicevo, in questo albergo, già alla reception, il signor Litterio Scalisi si mette nei guai perché si imbatte in una bella donna, in una bella ragazza, che lo porta un pochettino, non a malastrada, ma insomma lo fa deviare un poco. E allora vediamo come va a finire questo momento del signor Litterio Scalisi insieme con Nadia De Luca e con Vincenzo Volo, Enrico Guarneri. Litterio, vai! Sì, sì, e niente, al lavoro non ho concluso niente. E il comune era chiuso. Sì, vabbè, ci ripasso domani. Infatti ho pensato di rimanere qua stanotte, sì. Mi trovo un albergo. Solo che sono tutti pieni. Sono entrata in una pensioncina, speriamo di essere più fortunati almeno ora. Vabbè, ti richiamo più tardi, ti faccio sapere. Ciao, ciao. Speriamo che c'è una stanza, ora vediamo. Vediamo che la mia moglie... Donna senza cuore, caglietta fuori da casa, mia, che mi hai sacrificato, io che ci hai portato i soldi, 41 euro a mese ci porto. Ora vediamo se posso dormire qua, se c'è una... E' una bella cavalla. Questa sarà un'albergatrice di chi che arrotondano qui. Ora faccio vedere come si fa qui i film, no? Vedi come si talia, vedi come si talia, fa come aiata. Io sogno mascolo, non c'è che fare, e con la femmina provo piacere. Se sento ciauro di donna femmina, squaglio d'occa, non posso star. Senta, guardi che non è aria, eh? No, e chi è, Fede Gas? Insomma, che cosa vuole? Che d'occa voglio, anzi volissi, io tu dicessi se tu ci stassi, ne ricriassimo tutta giornata, molto più meglio di una iannata. Non la smetta. Io ci smettissi, ma non ci faccio. Se non tu dico divento pazzo, c'hai a 600 vegni rannazzo, e grido forte, viva... Oddio, la prego, la smetta! Basta, basta, per cortesia, basta! Questa è di quelle che ti fanno passare la voglia, ma caro di pararci, va! Buongiorno! 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 Che travaglia, la Croce Rossa che sei? Uffa, ma che cosa vuole? Che gioca voglio? Basta, per cortesia, basta. Mi dia una camera, per favore. Voglio una camera, voglio la più meglio camera che avete in questa pensione di albergo. Voglio una camera con antecamera, camera antebagno, bagno completo di tutto, lavandino, bidello, gabinetto, doccia e vasca. Sì, signore. Perché io dopo come faccio la doccia mi piace che mi faccio un bello bagno dalla vasca, faccio quattro bracciate, a rete, andando avanti, faccio quattro tommate e sembra ne sciacchiano magari quattro rizzi. Che esagerazione, semmai questo lo può fare in una piscina. Io ando a piscanzata, non da piscina, perché non so fa lei andare a piscina. Ah, io sì, nella mia, certo. Lei si fa andare so? Certo. Da sua piscina si fa un bagno? E che piscina fa lei? All'incirca 100.000 litri. 100.000 litri? E che fa? A cucchia, non è capo fare tutto andare una volta. Ma che stai dicendo? 100.000 litri di piscina fa. Che io direi per arrivare a un quarto di litro, ma è vivere tre mezzi birre, addio uno, non canaggiare io. Lei mi sta menando per il naso, no, mia. No, io non le sto menando niente. 100.000, lei mi sta menando io il naso. Io non le sto menando 100.000 niente. 100.000 litri, ma lei se ci scappa di notte all'acqua, il quartiere allaga lei, scusi. Ma cosa stai dicendo? Lei sa cucare, a playa sa cucare. La smetta, per favore, la smetta. Mi dia questa camera. Non gliela do la camera. No, lei la camera me la deve dare. Non gliela posso dare. Siamo in un paese della democrazia, del Parlamento, del Senato, siamo consumati, ma siamo ancora liberi, a meno che sto sì. Lei mi deve dare la camera mia. Non gliela posso dare, no. Lei me la deve dare. Non gliela do la camera. Ma perché non me la dà? Perché non sono l'albergatore. Lei non è dell'albergo? No.
E mi ha fatto parlare mezz'ora, ma per come vediamo? Mi ha uno che aveva niente da fare, perché per un vagabondo qualsiasi mi ha preso a mia. Ma non c'è nessuno in questo albergo? Ma cosa Albergatore? Albergatore! Eccomi. Albergatore, eccolo qua. Buonasera. Oh. Buonasera. 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 Finalmente. No, finalmente lo dico io. No, veramente finalmente lo dico io. Perché chi è un soldo di proprietà? Mi faccio vedere l'atto di proprietà tutto finalmente. E va bene, lo dica pure lei, finalmente. Era ora. Buonasera, buonasera. I signori desiderano una camera. Siete fortunati. Nonostante la festa, le festività natalizie, abbiamo tutto occupato, ma è rimasta l'ultima camera per voi due, vi sistemo subito, eh? Scusi, mi perdoni, non stai capendo. Dopo il caso di Mucca Pazza, cosa abbiamo? Il caso di Albergatore Ndondoro? In che senso, scusi? Ah, noi siamo in due, vogliamo una stanza Ida, una stanza io, e lei mi dice, siete fortunati, non c'è problema, mi è rimasta l'ultima stanza. Ma perché i signori non sono assieme? Io con quest'uomo? Non sia mai, che schifo! Non sa mai ci sputi. Guarda che bello cadozzi picciotto che sogno. C'ho una certa stetichezza. De corpo vado bene. Ma quindi non siete assieme? Ma assolutamente no. Ma io ancora no, ancora no. Pensavo che eravate assieme, allora è un problema, perché a me è rimasta l'ultima camera, la posso dare al primo che è arrivato. Ah, io sono arrivato, no, io sono arrivato. Prima sono arrivato, a mia me l'ha detto. Senta, non faccia così, per cortesia. È arrivato prima lei? Sì! Siamo sicuri, è arrivato prima lei! Sono arrivato prima io, quando sono entrato di là, Ida era già al telefono! Allora è arrivata prima la signorina! Non sbagliare! Ha detto lei! Sbagliare! Ma che c'era qua? E ho sbagliato! Ma ha detto lei! Ma posso sbagliare, ho sbagliato! Errare, umano, yes! Perseverare, ovis! Ma che c'entra? Io ho sbagliato! Che dice? Ma comunque, scusi, è arrivato lei per primo, sì. Però lei dovrebbe essere così gentile, così carino, da fare passare per prima la signorina che è una donna. Questo una volta, ai tempi dei canonici Ligno. Hanno voluto l'uguaglianza, hanno voluto la parità, siamo uguali. Scusa, vuoi essere trattata come se arrivi prima? Arrivo prima, non che arrivi dopo e vuoi essere trattata come chi arriva prima. E io che arrivo ma prima. Ma scusa, ma lei è un uomo. Io perché ci sono dubbi? Uomo. Ma che sta dicendo? Senta, io sono un uomo con la A maiuscola. Ma che cosa dice? Che cosa dice che non ce l'hai un uomo? No, ma c'è nelle donne quando ti ha posuto io. Per favore, per favore. Scusi, lei è un uomo siciliano. Quindi è un uomo rispettabilissimo. Marca Trinacria sono. Ma allora, scusi, faccia passare la signorina, che è una donna. Faccia il gentiluomo, il galantuomo, no? Che lei mi toccava un punto debole. Mi ha toccato nel punto della mia siciliana tacca, non ci posso rinunciare. Bravo. Ma è sacrificare bravo, io. Bravo, si sacrifichi lei. Perché sono l'uomo. Perché è l'uomo. Perché sono maschio, uomo. Un maschio che si sacrifica. Mi sacrifico per lei, per avanti. Una donna. Avanti. Camera ce n'avevo una sola. Una sola. Ma metto da camera con me. Che cosa? Ma non è possibile. Ma secondo lei io mi... io mi sacrifico. Io mi sacrifico. Aspetta. Ma cosa sto dicendo lei? Scusi. Ma che sacrificio è? Mi scusi. Ma come? Io rinuncio alla mia privacy. Pida. Ma che rinuncia? Ma c'è un sacrificio vero, serio. Da uomo siciliano, siculo, maschio, onorabile, galantuomo. Si sacrifichi sul serio. Mi scusi. Ma è sacrificato in bondo, in bondo, in bondo, in bondo. A così in bondo capatruolo ci vuole un furetto. È giusto? Va bene. In questa stanza ci sono due lettini, no, uno mettiamo Indra, no, uno... No, c'è un lettino solo. Lettino piccolo? Una piazza e mezza. Chi dà francese? Come farà? Facciamo un curcara fuori? È giusto, ci sacrifichi, avanti. Ma con un doletto con me. Che cosa? Ma secondo lei è possibile? Senta, lei mi pare che sta cercando un filo da l'uovo. Ma scusi, ma che significa? Lei si mette a testa, io mi metto ai piedi. Ma no, ma che cosa sta dicendo? Lei si mette ai piedi, io mi metto a testa. Senta, la smetta, per favore, non scherzi. Vuole mettere la testa con me. Guarda, per favore, non scherziamo. Io posso provare a fare una telefonata e vedere se si libera qualche altra camera, però non vi garantisco niente. Grazie. Fai bene, hai altre cataratte. Sì. Sì, sono io. Una camera, sì. Ce l'ha un broscolo? Eh? Chi è che stracomunale lei? Che cosa vuole, scusi? Lei parla la mia lingua. Che cosa vuole? Un prospero, ce l'ha... Ma che cos'è? Un prospero, che lei ustriga, fiamma. Un fiammifero. Vuole essere ciò che vuole. Non ce l'ho il fiammifero, se vuole forse un'accendina. Buono magari, grazie. Ecco a lei. Sì. Senta, Santa Cristiana, che me ne faccio di chi sono la Madonna della Sigaretta? Senta, ma lei chi è?
Guarda che c'è da raffi rinascita per darmi una sigaretta. Che c'è da dare? Stati famiglia, scusa, che c'è da dare? Non ce l'ho la sigaretta perché non fumo. Non fuma? No. Ah, lei non fuma e porta l'accendino? E allora? E perché lo porta l'accendino? Lei è una terrorista. Ma che cosa sta dicendo? Va bene. Lei è una terrorista. Va bene, grazie, grazie. Senta, chiamate subito i carabinieri. Ma che sta facendo? Sei una terrorista, ci vuole dare a fuoco alla gente. Ma che la fuma e porta l'accendino? Senta. Sta dicendo dove? Non tocchi il telefono. Ah, come è da pasta male. Senta. Vista, ci squaglia l'albergo, lei caso un scopare. Chiamate i carabinieri. Non tocchi il telefono, si mette al suo posto. Allora. Perché trovaste io? Per favore. Si è liberata un'altra camera, quindi adesso le camere sono due e vi posso sistemare. Benissimo. Si è liberata la camera del cavaliere Trombetta. Benissimo. Trombetta? La camera del cavaliere Trombetta. Trombetta? Sì. Non la voglio. E perché? Mi scanto come trombano. Ma che dice? Ma che dice? Per cortesia. Allora, quindi adesso le camere sono due. Ditemi che è arrivato per primo. Io sono arrivato per primo. Per favore. Senta, non faccia così che le viene un colpo. Però mi rendisce buona sta cosa. Per favore, per favore. Signorina, mi sbrigo il signore e poi velocemente passa sì, a lei. Sì, però per cortesia, eh. A poi ti mungio, ora è che squadra. Che cosa dice? Pazienza, pazienza. Per favore, lei non mi faccia perdere tempo che la signorina sta aspettando. Ma perché non sto aspettando? Per favore, mi dia la carta di... Beh, ma pare che se dia che sai, partita banale. Per favore. Mi dia la carta d'identità che la sistemo subito. La tessera. La tessera d'identità, me la dia. Non ce l'ho. Lei non ha la carta d'identità? Ma quando sei buttana? Per favore, per cortesia. Guardate come c'è sticchia i tovi questi. Per cortesia. Non ce l'ho. Vediamo di finirla. Non ce l'ho. Lei non ha la carta d'identità? Non ce l'ho. Ma come? Non ha la carta d'identità? Ma come fa ad avere, non avere la carta d'identità? Mi metto qua, mi volete fucilare perché non c'è la carta d'identità? Ma perché non ce l'ha? Mi butto in terra e mi pigliate. Che volete fare? Mi volete mandare in galera perché non c'è la carta d'identità? Ma perché non ce l'ha? Ma sequestrare i carabinieri. I carabinieri? Sì. E perché? Perché guidavo senza patente. Lei guidava senza la patente? Ma allora, io pedale ero buttato. Per favore, per cortesia. Ma lei come? Guidava senza patente? Ma io come guidava? C'avevo un foglio rosa mio, mi fermarono. Dico, documento, patente, libretto, patente, top. Dico, ne c'avevo un foglio rosa. Ah, c'aveva il foglio rosa? Donaimo, nessun foglio rosa tu sbatti in la faccia. Ah, allora era in regola, c'aveva il foglio rosa? Sì, io 35 anni fa mi pigliai un foglio rosa con... E il foglio rosa di 35 anni? Sì. Ma il foglio rosa scade dopo 6 mesi. Ma io che sono un avvocato, io mio, come lo dire sta cosa, come insegna? Senta, allora lei non ce l'ha la carta d'identità? Non ce l'ho. Allora è venuto con l'autocertificazione? Come dimmi? Lei qua è venuto con l'autocertificazione allora? No, io vengo con l'auto 600 Fiat, che mi trovo benissimo. Lei qua doveva venire con l'autocertificazione? Io non ce l'ho, io ho l'auto 600 Fiat. Doveva venire qua con l'autocertificazione? Non lo so, vuol dire come un canciuchista mi figlio sta, che è una marca straniera, sta certificazione. Lei non ha niente qua, che cos'ha, qualche cosa che posso... Una tessera c'ho, la tessera da spesa credenza, e la tessera da disoccupazione, e allora. E con questa che cosa ci faccio? Lei, senta, lei mi deve fare il modello, se no la camera non gliela posso dare. Che c'è a fare? Oh. Mi deve fare il modello, perché altrimenti io come li so i dati suoi, le cose? E perdiamo tempo assai. Non lo so, me lo fa qua il modello. Faccio il modello e poi mi dona la camera. Me lo fa qua il modello. Ma non ce l'hai a fare. Avanti, me lo faccio, forse. Un modello. Ma che modello fa? Un modello di Giorgio Gabbani. Che cosa? Un modello. Ma quale modello? Il modulo deve compilare. Vabbè, non ho capito. Ci penso io. Signorino, un attimo di pazienza che compilo il modello e glielo... Sì, però per favore. Ma poi che... dimungio, promesso, non essere un paziente. La smetta, per favore. Allora, non mi faccia perdere tempo. Mi dia subito nome, cognome, data e luogo di nascita. Una domanda per volta, perché mi confondo. No, si deve sbrigare. Nome, cognome, data e luogo di nascita. Nome. Avanti. Litterio. Litterio con tutti i cavoli. Due, me ne bastano due. Chiede che ci appetisce un cuore. Litterio Scalissi. Scalissi. Nato o paese nell'anno dei giorno domissi. Ahahahah.
Ma scusa la minchiata che ho detto. Allora, non ci siamo capiti. Era per ridere. Lei è venuto qua per scherzare. No. Lei è venuto qua per fare il buffone. Guardi che io sto lavorando. Come c'è... Guardi che io sono nell'esercizio sì. delle mie funzioni. Come... Guardi che io esercito. Sì. Lei non lo so. No, io fui riformato. Per favore, per non, cortesia. Non citai, detesta. La smetta. Ripeto, citai, detesta, insufficienza cerebrale. Ma che cosa c'entra? Ah, così c'è scrivevo. Dove è nato? O paese. O paese. O... O... È nato o paese. O paese. A paese. Paese. Portogallo. La suppota non mangiamo. Io dico paese. Vabbè, Portogallo, vabbè. Dove risiede? Eh? Dove risiede? Ah, finalmente, se mi porta una seggia mi risiedo mancare a casa, segno il stanco. No, no, dove, lei mi deve dire dove risiede. Mi risiedo là? Dove risiede? Si può scrivere, mi risiedo dove vuole lei. Dove vive, mi deve dire. Non ne vivo. Ma magari chi so c'hai dire? Sì. Guardi, intra c'ho la mia bottiglia personale, ma lì con la bottiglia direttamente, vivo già. Quando sono fuori vivo, vivo l'indirizzo, fuori. L'indirizzo! L'indirizzo! No! Per favore! Per cortesia! Allora, dov'è l'indirizzo della casa? Lei dove ce l'ha? La via, l'abitazione! Via del terremoto! Via del terremoto. Numero? Che numero? Se sto rubando una cara a casa mi c'è con il numero ancora. Senza numero. Senza numero. Occhi. Due. No, no, occhi. Eh? Occhi. Undici undici. Occhi, come sono gli occhi? Frontale. Che c'entra frontale? Tutti i frontali ce l'abbiamo. Che, i mascolini non l'hanno da lato, una cabana e una cabana. E gli occhi, come sono? Da faccia, gli occhi. Collaudati. Senza lenti. Il colore, mi faccia vedere. Marrò, avanti. Buone sull'occhio marrò. Capelli. Da testa. Ricci. Capelli. Caspomottura e alta. Capelli, come sono? Capacete da longa. Capelli. Sotto mi deve dire che stanno chiaro, che stanno scuro. Ci mettesse castano fetenno, cagliavi che mi ci onna che non mi lavo. Grigi. Da colore. Segni particolari? Ignorante. No, no, questo non glielo posso scrivere, eh? Ci tegno. No, non glielo posso scrivere. Ma chi si scrive? Oh, segni particolari, ignorante. Ci tegno particolare, guarda, nella mia famiglia siamo cristiani buoni, sordi ce ne picca, ma pa' ignoranza ci teniamo. A che devo scrivere? Segni particolari, ignorante? Totale. Totale. Segni particolari, totale. Ignorante. Stato civile? No stato, no stato, sono civile. Ma che sono civilissimo. Stato civile? No stato, lei c'è a mettere e civile. Stato civile? Civilissimo. Stato civile? Educatissimo. Ma lei è sposato, sì o no? Ah, purtroppo sì. Oh. Sesso? Tutti i giorni. No. No, 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 sesso. Vuoi sapere, Meghinia? Sesso. Ci mettesse tra dentro casa e fuori casa tutti i giorni. Non ha capito, sesso, sesso, com'è, sesso? Ah, ah. Sproporzionato. No. Esagerato. Com'è, mi deve dire? Ciclopico. Com'è? Gigantesco. Com'è? Ti vuole sapere, il colore? No, maschile, femminile, com'è? Ma come, come che lo dice? Non si vede che mi domanda. Femminile. Come femminile? Che cos'è? Io sono maschio. Maschio? Maschio. Ah. Con la U maiuscola. Ma che cosa dice? Che manco c'è la U in maschio? E che cosa c'è in maschio? In maschio c'è, non c'è la U. La U è in uomo, ah. Al limite. E il maschio c'è la M maiuscola. Ecco, tu mi dissi maschio con una mi tanta. Per favore, per favore. Allora, altezza. Io la ringrazio, ma cosa sono Vittorio Emanuele che mi chiamo Altezza? Grazie, per l'educazione. Altezza? Come mi chiamo commendatore, grazie. Non c'è bisogno, a me di tu mi chiamare. Di tu? Di tu. Tu, quando sei gauto, tu? Altezza. Altezza. 1,69 m. 1,69 m. Il nome del padre? Del figlio dello spirito no, santo. No, ma che andiamo a dire? Voglio una camera. Il nome di suo padre, come si chiama suo padre? Donato. Donato. Cognome? Come cognome? Scalise, no? Scalise. Come... Scalise il padre, Scalise il figlio. Che mi... Ci pare, mi picchiano da rota mia. Ah. Scalisi. Di o fu? Suo padre. Mio padre. Di o fu?
Mio padre Donato. Eh? Donato. Ho capito, suo padre Donato di o fu? Guardi, io non voglio sapere manco chi fu. Conoscendo mio padre ci posso garantire che io non fu. Allora di? Di. Va bene, di. Scusi, ma di che cosa? Ma di lei. Ma perché di lei non è autistico, mi perdoni. Ma che c'entra se stiamo parlando di suo padre? E vogliamo parlare un poco di suo padre, ma allora. Ma che c'entra ora mio padre? Allora, mio padre c'entra e suo padre non ma c'entra. Ma che c'entra se stiamo facendo? A parte il fatto che mio padre fu. Ah, allora fu suo padre. Ma che c'entra? Se fu suo padre, perché mi domandate? Ma che fa? Domanda trabocchetto per vedere se fu mio padre. Ma lei lo sa che fu suo padre. Ma che fu? Fu? Mi deve dire! Che fu? Ma Dio fu! Ma lei mi deve spiegare perché siamo capelli! Mi allontano un attimo e si mette di qua! Lui mi fa domanda tre bocchetto! No. Mi dice fu suo padre mio, poi voi dici fu mio padre! No, se tu sai che fu tuo padre perché mi spese fu mio padre! Non è... Allora mi incazzare! No, 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 deve stare calmo perché non è una ricerca di responsabilità! Lui ha detto fu suo padre a mia... glielo spiego io! Ma poi che successe? Ma che c'entra? Non è successo niente! Allora, quando una persona è morta si dice che fu... Quando una persona è viva si dice invece di suo padre è vivo o è morto? Mio padre Bonamma è morto. E allora fu? Ah, perché è morto ce l'ha macollata io questa cosa. No! Come tutte cose di mafia, chi sto commazzato? Un morto, e chi sto cupiccio? Un morto, e sta auto cupiccio? Un morto. Ma che c'entra? Si dice così, fu, per favore, gli dica fu. E andiamo avanti, c'è una trasmissione ancora... da portare a te. Perché me lo sta dicendo lei? Mi dica lei. Fu, per favore. Mi dico fu. Nel ricordo anche di suo padre, dai. Come era mio padre? Che sta rigirando da tomba. Se non fosse con un ricamadita. Ma perché l'avete sepolto all'impiedi? Cade ste fuori. Ma perché? Non c'avevo, mi sono tappato la fotografia. Va bene, d'accordo. Allora, per favore, gli dica fu alla sua domanda e andiamo avanti, dai. Fu, fu. Ah, forse, fu. Questa faccia io la conosco, io in qualche posto ci ho avuto già una discussione. Allora, è ritornato? Sì. Ora me lo vuole dire del suo padre di o fu? Con calma ci dico tutte cose. Con calma? Con calma. Suo padre di o fu? Fu. Oh... Vostra madre! Ma vostra soro! Ma che dice? No, mia madre no! Passi per mio padre, ma mia madre, la mamma la voglio toccare! Ma quella mamma, ma che dice? Signora Rosa, la mamma no, signora Rosa! Solo un secondo! La mamma no! Ma la mamma va bene! Lasci per il padre, ma la mamma no! Ma tutti noi siamo legati a nostra mamma! La mamma no, signora Rosa! La mamma, certo! Che di mamma ce n'è una sola! Ma certo che ce n'è una sola! Che dice anche il proverbio? Che dice il proverbio? Pater certum est! Mater non si sa poco fuite. Appunto. Al contrario, madre certa sì, maestra, sì. Padre non si sa poco fuite. Si è confuso talmente preso dall'ira per la mamma va rispettata. La mamma no, signora. Ma quel signore non vuole andare contro sua madre, siccome sta mettendo i suoi dati uno per uno in ordine, vuole sapere anche il nome di sua madre. Ma che cosa ci interessa, Ido? Ma lo deve fare per stilare il documento. Ma che vuole? Non lo so, sangue, magari che ci ha portato? Senta, guardi, siamo a metà trasmissione, abbiamo ancora tante cose da vedere e da fare, deve tornare a cantare Samuel Ferrari, devono cantare i Beans, c'è Pipitonella, la prego, quando lui le chiederà il nome di sua mamma, glielo dica, basta. Mia madre, come la mattina mia, che c'è, ma che sono domenso mia madre? Ma non c'è, una santa, una santa. Ma lo so, ma le nostre mamme sono tutte sante, ci mancherebbe. Ma forse, lo faccio. Grazie, lo sapevo io. Ci manca la parola, ci manca. Senta, ci vogliamo sbrigare, per favore. Che parravo? Ma dove ci siamo visti noi? Senta, che ha detto che è al primo piano la stanza? Al primo piano ci siamo visti di una stanza? Sì. Ma di dove? Che era una stanza, un albergo? Senta! Che cosa stai facendo? Stavo parlando con un amico mio. Cosa parlavo? Con un amico suo? Sì, con un amico mio. Quell'amico suo? Guarda che lei ha conosciuto tutti gli amici miei. Per favore, per cortesia. Allora, me lo dice il nome di sua madre, per favore? Con calma. Prima si deve fare i gargarismi con l'acqua di rosa, prima di nominare mia madre. Me li sono fatti, come si chiama? I gargarismi... Come si chiama sua madre? Mia madre si chiama come il fiore più bello del mondo. E qual è? Non si poteva chiamare Viola, Margherita, no. Si chiama Rosa. Avanti. Rosa. Tra parenti ci può mettere vellutata. Ma senza tra parenti. De carno come una paluma. Non c'è bisogno. Rosa, di cognome? Tataranchio.
Taranghio. Faccia una cosa, mi dica solo la prima parte. Rosa. No, quella già l'ho scritta. Rosa. Ora, della Taranghio. Della seconda parte. Taranghio. Mi dica solo la prima parte. Rosa. No, quella già l'ho scritta. Ora, della seconda parte. Mi dica. Taranghio. Mi dica solo la prima parte. Rosa. Quella già l'ho scritta. Questa è la prima parte. Rosa. Ora, alla seconda parte. Taranghio. Mi dica solo la prima parte. Rosa. Io non ce la faccio, guardi, io non lo... glielo spieghi lei, signorina, non lo... Senta, mi ascolti bene. Il signore vuole sapere il nome e il cognome di sua madre. Questo è il nome di sua madre. Rosa. Rosa, benissimo, l'abbiamo già detto. Ora vogliamo sapere il cognome di sua madre. Questo è il cognome di sua madre. Noi lo prendiamo e lo dividiamo in due parti. Lei ci deve dire solo la prima parte del cognome di sua madre, non la seconda, soltanto la prima. Ha capito bene? Scusi, ma lei i cacciceggi so, non si sa più fare. Per favore, vogliamo spiegare, per favore? Per cortesia. Allora, mi ripeta con calma questo cognome di sua madre. Taranghio. Taranghio. Ah, mia madre si chiama Rosa Tatarà. No, no, la responsabilità se la... Io non firmo niente. No, Tatarà. Rosa Tatarà, qua la conosci. Inghio. Voi che devo inghiodere. Va bene, va. Taranghio. Allora, abbiamo finito. Professione? Professione? Cui? Lei, che professione? Che lavoro fa lei? E che fare, il ministro con la signora Rosa mi punzo mai. Che lavoro fa? 13 anni che mi dice a lei un besso io, ma pensavo più festa, ma pensavo. Che lavoro fa lei? Pare molto, fumo con la stanga, pare molto. Che fa lei? Spingo il fumo con la stanga, a dire cretino, accorto di un ventaglio, fai meno fatica, ne ascolto di più, no? Quindi fumo, smog, campo ecologico. Ambientalista. Bravo, io mi ambiento facilmente, a mio upicca, mi basta, un giusto già mi ha superato. Quindi ecologico ambientalista, possiamo scrivere perito. Eh? Perito. Io? Ogni tanto, magari. Yeah. Ma che come sta dicendo? Scusi, è perito sempre o mai? Che yeah, sempre, chi era? A Zambogna sempre. Scusi, lei è perito sì o no? Senta, io perito come tutto, nel mio paese si dice coiave culo considera. Ma che c'entra? Ma che significa? No, io capisco. Scusi, io non capisco. Lei è perito. No, perito. Perito che ha studiato. Ma perché si studia per perdere? Per perito si studia! No, io naturale, istintivo! Ma come istintivo? Ma guarda che me non posso dire a Maurizio Costanzo, ciò! Ma scusa, io ho dei poteri, vuol dire... No, io non ho studiato mai! No, io non ho capito... E lei la cavo bene! Ma lei è perito professionale, dico! No, professionale... Mia moglie è professionale! Anche sua moglie è perito! Che mia moglie, cioè, mia moglie è professionista, non... campionessa mia moglie! Ah, sì? Mia moglie è catalogata in delle armi di guerra. Ma che dice? Non c'è stata guerra in Libia. Già stavano portando a Lampedusa per metterla così puntata verso la Libia. Ma che stai dicendo? Mia moglie è professionista. Ma lasciamo perdere, guardi. Lasciamo, manco la voglio sapere lei che mestiere fa. Allora, queste sono, questa è la chiave della sua camera. No, mi dare la chiave trac. La chiave trac non c'è. Questa è la chiave che va nella fessura. Scusi. Un portuso da chiave, non c'è più... Ora il buco non c'è più, c'è la fessura. C'è solo la fessura senza buco? Il buco non c'è, il della chiave, c'è la fessura dove va la scheda. E la fessura è così o così?
No, la fessura è così. Meno male, mi trovo meglio. Quella è la chiave della sua camera. È una camera un po' piccola, un po' strettina, un poco buia, un poco povera, però per lei penso che va bene. Non mi sta mannando. Dignitosa. Dei catacombe mi sta mannando lei. Ma che c'entra? È una camera per farla risparmiare. Ma vale, perché mi sto dando la camera più modesta, più piccolina, perché sono un povero operaio disoccupato. Siamo alle solite. Ma vengo in conto. All'operaio c'è resta a scoccia, io potrò siamo un po' spicchio. Siamo al solite. Ma le sto vedendo. Dare una camera mia, io cavo, una volta vengo, non è che ci vengo sempre. Ma scusi, ma lei quella camera è una camera decente, ma dignitosa. Sì, decente, dignitosa. Scommetto che non c'è manco un bagno. Gabinetto c'è. No, il bagno in camera non c'è. Ha visto? Vabbè, è in comune. Io in comune è lontano da qua. No, il bagno è in comune. Ugati, ma se mia mi scappa da notte ci posso dire copigiamo ma è vestre, che hai pigliato l'autobus o taxi. Il bagno è in comune. Ma il comune è lontano da qua. In comune significa tutti insieme. Ah, tutti insieme. Ne pigliamo a braccetto per non pisciare tutte quante che vogliamo capire. Io mi vergogno. Ma scusi, ma non la vuole. Non la voglio. Mi dia questa qua. Allora le do questa. Questa è la camera migliore che abbiamo. Oh. È la nostra suite. Oh. Una camera che ha tutto. Quella era una camera da 30 euro. 30 sì, euro. Questa invece è la suite. Ha vasca idromassaggio, super comfort, terrazzino, bagno in camera. Un bidello. Tutto. Bidet. Quella è una camera da 300 euro. Mi dà 300 euro e può andare in camera. Quando? 300. Scusi, non vorrei che non ci abbiamo capiti. Io c'è a dormire, domani ce la lasciano, ma stai catando io. Per una notte quella camera è 300 euro. Per dormire una notte 300 euro? Certo. E se mi cucunderà sopra il tappeto? 300 euro. Se mi cucunda la poltrona? 300 euro. Cioè basta che come hai trasuto già vuole 300 euro. Senta, lei quella là che voleva poco non la vuole. Quella che costa assai non la vuole nemmeno. Ma insomma, che cosa devo fare io con lei? Non lo so. Senta, per favore, la dia a me quella da 300 euro. Sì, la dia a me. La vuole lei? Sì, sì, prego. Certo, chi si sorte parecchie travaglie. Per cortesia, A chi se ci lasciano un do comodini? Mi dia la chiave alla signorina. Quanto costa? Mi dia la chiave. 300 euro. Mi dia 300 euro. Che cosa? Che c'entra lei, scusi? Quanto costa? 300 euro. Mi dia 300 euro. E perché li devo dare a lei? A chi sta lei su mucca? Ma che lei sta troppo spesso. Ma io non glieli do a lei. Scusa, a lei a casa chi ce la sta dando? Ma che cosa c'entra? Lei è l'albergatore per caso? Lei mi risponda alla mia domanda. A lei a camera chi ce la sta dando? Non c'entra niente perché lei non è l'albergatore. Signorina, lei... glieli di a lui, tanto è lo stesso. Siamo chi sta qua. Lei su un fa? Va bene, la smetta per favore. Mi dia 300 euro. Prego. Aspetta, cacchiotato, devi venire a trovare. Ti faccio passare una notte da mille una notte. Ma la smetto. Ah, allora. È pazza di me, la morata pazza. Per favore. Amen. Allora, lei la chiave ce l'ha, si prenda la sua chiave. Che pazienza, che fare? Avanti, mi dà 330. Quanto costa? Questa? 30 euro. 30 euro. Mi dà 330 euro. Scusi, quanto costa? Questa 30 euro. Io non mi stai a cucare. In questa? 30 euro. Mi dà 330 euro. Ma lei me la fa da faccia a faccia, me la fa. Ma che fai? Lei è un criminale, lei è un bandito. Voglio sta cagà c'è l'ampia, la finanza, lei lo tacco. Ma che sta dicendo, scusi? Quanto costa? 30 euro. Basta. È quella della signorina. E che ce l'hai a pagare io? Chi è? Mia madre, mia sorella, mia moglie, la mia amante. Ma c'è la signorina ha pagato, ha riscosso lei. Io pigliai a scossa. Ha riscosso. Io lei vuole comune risentimento. Lei ha riscosso. Guardi che io non ma sono... Ma che sta dice? Signori, la camera è allagata. È allargata, allora ci entriamo tutti e due. È allagata, è allagata. Ma come mai? E perché perde il rubinetto? Ah, perde e cuvinci. Ma posso provare a chiamare un idraulico? No, lasci perdere, su giusto io. Ma perché lei è idraulico? Io poi, signorina, divento idraulico, tappezziere, elettricista, pannettiere, muratore, stucchiatore, carpentiere. Dai, che ora mi ricordai dove ti ho visto, mascherina, ti conosco. Ah, andiamo, forza! La smetta! Dai, la smetta, stia lontano, la smetta! Guardi che chiama i carabinieri, per favore, può telefonare i carabinieri! La smetta! Ora ci sono belle 50 mi euro! Ti do 50 euro! 50 euro a me, ma sì. Come ti permette a me 50 euro? Dai, che ci pensate che travaglio ogni anno per 50 euro! Non si permetta! Te ne do 75! 75 euro! Ma lei mi sta offendendo! Ma non parlare, te ne do 100! Va bene, andiamo! Andiamo, tutto c'è un prezzo! Senta, e io! Può tagliare dopo la fissura d'acqua? No, mi deve dare i soldi, lei dove sta andando?